un momento di formazione, informazione, ma anche di promozione della prevenzione. Oggi si riuniscono i rappresentanti delle professioni sanitarie. Presidente, qual è l'obiettivo di questa giornata? Buongiorno, l'obiettivo di questa giornata è un momento di formazione per noi personale sanitario perché diciamo, siamo tenuti ad aggiornarci in maniera continua sui nostri profili e sulle nostre interazioni e inoltre è un momento per la popolazione per poter accedere a delle cure o comunque dei momenti di prevenzione che altrimenti gli sarebbero in qualche modo più ostici, diciamo, da raggiungere. Abbiamo un per cui quello della Coma in Italia che sta effettuando delle mammografie e quindi la prevenzione per quello che riguarda il tumore al seno e tutte le patologie correlate. Quanto è importante il ruolo dei professionisti sanitari oggi, anche, diciamo, alla luce della pandemia che abbiamo affrontato? Allora, il nostro ruolo è stato fondamentale nella pandemia perché fondamentalmente noi nel nostro ordine professionale ricongiungiamo 18 profili professionali e quindi questo significa che il paziente lo abbracciamo a tutto tondo, riusciamo a garantire quello che è la presa in carico dalla prevenzione fino alla parte riabilitativa del paziente, quindi seguiamo il paziente in tutte le varie fasi, diciamo dalla diagnosi fino a quella che poi è addirittura la riabilitazione. Quindi siamo vicino ai pazienti e spesso non siamo, tra virgolette, riconoscibili perché non tutti sanno quali profili appartengono al nostro ordine professionale, ma fondamentalmente abbracciamo il paziente a tutto tondo.